ci sta in tasca. Questo è l'accessorio che mancava per registrare i miei vlog. Lunedì, ricomincia la settimana, ricomincia un nuovissimo vlog settimanale. Questa settimana, ragazzi, sarà piena di eventi, se il tempo lo permette, anche perché danno pioggia un bel po', quasi tutti i giorni, e soprattutto neve. Cosa sto andando a fare adesso, ragazzi? Beh, è semplice, sto andando in farmacia. Ragazzi, nevica molto timidamente, ma nevica. È content. Martedì. E ieri la neve non si è per nulla attaccata alla terra. Era una spolveratina, giusto tanto per. Ma che bello è Santa Claus Circus su Disney Plus. Molto carino, soprattutto se volete prendere un prodotto di Natale, tranquillo, senza pensieri, guardarlo. Molto divertente. Poi c'è Tim Allen, uomo attrezzo Tim, e quindi è sempre una garanzia. Abbiamo visto anche l'inizio di una puntata speciale del Dottor Who. Quello è sempre uscito su Disney Plus, bello anche quello, ma non ci ho capito una mazza. Anche perché io Doctor Who lo seguo da un bel po'. Forse ho visto la prima stagione, quella con Eccleston, poi non è la prima, ma è la prima di quelle nuove. Vabbè, carino, guardatelo. Mercoledì, sono malato, fine giornata. Giovedì. Questa settimana, ragazzi, avete veramente, oddio voi no, io ho veramente rischiato di non far uscire il vlog, perché ieri tutto il giorno sono stato malissimo, vomito, sono stato malissimo, non mi riuscivo praticamente ad alzare dal divano tutto il giorno, ma oggi miracolosamente sono tornato in piedi, il mio sistema immunitario è veramente over 9000. Hanno aperto Giochi Preziosi al Fiordaliso. Non pensavo neanche che questo marchio esistesse ancora, però molto figo. C'è un botto di roba super fighissima. Raga, guardate questo puzzle. Questo è impossibile da fare. 1000 pezzi. Impossibile. È buona, Arianna? Così piccolo. Venerdì, siamo a Grazzano Visconti e io non capisco perché tutte le volte che veniamo qua piove, porca di quella puttana. Ma io lo sapevo, mi sono fatto furbo, ho messo i pantaloni e la maglietta termica. Stavolta non mi freghi il tempo, non mi freghi. Il castello e il parco sono visitabili, ma io sto cancello non l'ho mai visto aperto. Ma nonostante tutto, raga, sto posto è sempre pieno di gente. Assurdo. E stanno già mangiando gli arrosticini. Tutta sta gente con l'ombrello che ha paura di bagnarsi, ma io non capisco, la pioggia fa bene, l'uomo selvaggio sente la pioggia sulla pelle quando piove. Ovviamente, ragazzi, siamo venuti qua perché l'Arianna deve andare all'Emporio Stregato,
e io temo che ci sia una bella fila. La tecnologia, guardate. Guardate che roba. Top. Come va? Ciao. Ciao, ciao. Gente che porta i cani qua con la pioggia e si insozzano tutti in mezzo alla gente da denuncia penale. Io non lo farei mai. Cioè, sentite che bordello, si agitano, è uno stress per loro. Mamma mia. Scappati da Graziano Visconti, siamo venuti qua in Viridea di Cusago e mangiamo all'erba matta. Un bel bagno da recensire con Where is the Toilet? Pappardelle al brasato. Tagliere di salumi, pappardelle al brasato, tutto molto buono. Erba matta al Viridea, no sponsored. Ci sono un sacco di cani anche qua al Viridea. Obiettivo della mia vita, accarezzare tutti i cani del mondo. Se non è una giornata natalizia questa. Sabato, oggi chill, cena di Natale. Buon Natale! E domenica, oggi vi faccio vedere gli acquisti della settimana. Siccome sono andato al Lego Store a farmi fare il timbrino dallo store di Assago, mi sentivo un po' in colpa a farmelo timbrare senza prendere nulla in cambio, visto che è gratuito. Allora ho preso il set Lego Brickheads di Gandalf il Balrog. Lo faremo una di queste sere. Molto carino e poi non costava neanche così tanto. Le Instax per la mia Instax Square. Ho notato che le Euronix costano molto meno che da Amazon, quindi ne ho approfittato, così almeno a Natale scatto anche qualche fotina coi parenti o qualche foto, insomma, qualche foto di Natale per avere il ricordo di questo Natale 2023. All'IKEA ho preso dei complementi per la Scadis, che si chiamano Scadis anche questi, e vi faccio vedere di cosa si tratta. Ok. Solitamente quando ci arrivano le bollette non so mai dove ritirarle. Di solito le appoggio a quei gancetti che ho sulla Scadis, ma non mi piace, mi dà questa sensazione di disordine. Allora ho preso questi, guardate che belli, sono dei tipo cestini di plastica molto, molto solidi, uno più piccolo, qua molto probabilmente metterò le bollette che saltano fuori e questo lo terrò da parte, magari un giorno prenderò un'altra Scadis e lo userò. Ma a me interessava solo questo, 9,90€ solo per questo, gli altri mi inventerò cosa fare con gli altri. Questo oggettino, ragazzi,
è un po' uno sfizio, un investimento che ho fatto per il canale, perché a me piace fare video e mi piace anche provare tutti questi oggettini innovativi. Newer, che è una marca che si occupa di accessori per videomaker, questo ragazzi è un cavalletto. Piccolissimo, compattissimo, ci sta in tasca, sta veramente dappertutto. E quando sono in giro a vloggare non so mai dove appoggiare la telecamera, soprattutto quando magari mangio, faccio vedere che mangio, faccio vedere che cammino, non so dove appoggiarla. Ho il manfrotto, quello che sto tenendo la telecamera, con la clamp sempre della manfrotto, ma mi occupa sempre tantissimo spazio e non mi viene mai voglia di portarlo dietro. Questo invece è super piccolissimo, si apre in questo modo, è solidissimo ragazzi, il treppiedi si apre così, guardate, è già facilissimo, è già fatto, è appoggiato sul tavolo e guardate, cioè non si muove, si aprono queste linguettine, sono la clamp praticamente che tiene il telefono, e poi si può anche bloccare. Sta sia nella posizione per il telefono orizzontale per le riprese, quindi per i vlog, sia in questo modo per le riprese, per le storie, insomma i reel, tutte queste cose fighissime. Guardate ragazzi, questo è veramente una figata, si chiama Newer SP04. Se siete interessati scrivetemi in DM, mi mando il link per acquistarlo. Ci sta in tasca. Questo è l'accessorio che mancava per registrare i miei vlog. Cercavo un maglione giallo e eccolo qua. Guardate che bello. Questo è il maglione con l'immagine stilizzata di Hogwarts e la scritta Home. È molto bello e la cosa che mi piace di più, e sembra una cavolata, è che anche la targhettina con la scritta Emporio Stregato. Guardate che bella. Lo provo. E basta. Vlog finito. Iscrivetevi al canale. Fatti bravi.